Cosa vorrei ringraziare uno di voi che mi ha suggerito la pagina, il canale Il Cavaliere della Panca, perché è bellissimo. Poi sto pensando di fare una serie su variazioni degli esercizi, quindi non solo come si fa la panca piana, come si fa quell'altro, più variazioni di esercizi che già altri youtuber più qualificati di me hanno già illustrato al meglio delle loro capacità. Poi, argomento del video: non ci si può allenare come un bodybuilder. Perché? Non siamo dei bodybuilder, quindi. Quell'intro riguarda una preparazione di Jay Cutler a Mr. Olympia, dove si faceva seguire all'epoca da Henry Rambod, che per chi non lo sapesse è l'attuale allenatore di Philippe, di Jeremy Buendia, quindi uno che ne sa a pacchi. E il discorso è che, a parte l'esecuzione discutibile, molti bodybuilder, molti allenatori fanno degli esercizi non da manuale, diciamo. Cioè, uno se fa una lat machine la fa in un modo, perché involge il dorsale, però un bodybuilder, adesso ho fatto esempio la lat machine, magari la lat machine la fa in un modo diverso per colpire magari una porzione minima del muscolo che è carente, quindi non per fare una lat machine, un lat pull down da manuale, ma un'esecuzione modificata per migliorare un aspetto del proprio fisico che deve essere migliorato. Perché questo è il bodybuilding. Bodybuilding è cercare di creare un fisico perfetto sotto ogni punto di vista, cosa che noi non facciamo. Quindi per noi va bene fare una lat machine, sempre esempio lat machine, come qualsiasi altro esercizio da manuale, cercando un'esecuzione corretta. Per un bodybuilder non è così, perché deve migliorare ogni dettaglio. È per questo che molti bodybuilder fanno esercizi strani che non siamo abituati a vedere, perché loro o il loro allenatore hanno constatato che una determinata parte muscolare è carente, quindi si cerca una variazione, un'esecuzione diversa per migliorare questa parte del corpo. Ed è per questo che i ragazzini, e non solo, non dovrebbero vedere un allenamento di un bodybuilder e dire mi faccio questa scheda, perché comunque non è un allenamento adatto a tutti, sia per l'esecuzione che è approssimativa, con carichi alti, quindi si rischia anche di farsi male, ma anche perché molti esercizi vengono fatti apposta per far risaltare una determinata parte che poi verrà giudicata su un palco da dei giudici. Quindi non un fisico da spiaggia. Per fare un fisico da spiaggia basta fare esercizi normali, ma per far risaltare appunto dei muscoli carenti, delle parti che non ci sono, delle parti che devono essere migliorate per contrastare quelle del campione. Questo è il motivo per cui non bisogna allenarsi come bodybuilder, perché non siamo bodybuilder. Poi vabbè, certe, magari se voi pensate di avere una carenza, che cazzo ne so, nel picco del bicipite, allora potete fare una variazione del curl, tipo prendere una presa più stretta, lavorare il capo lungo. Però questo è un esempio stupido, il senso l'avete capito. Ciao.